Hi Five Guys e bentornati sul canale più miniserie del momento, le rivelazioni calcistiche di Lorenzo Cantarini. Terzo e ultimo video di questa appunto miniserie che va a sviscerare tutti quanti i piccoli trucchi da mettere in pratica nelle ultime 10 giornate del campionato per andare ad accaparrarvi la vostra Fantalega. Abbiamo iniziato guardando come strutturare in modo serio la panchina, poi siamo andati a vedere ieri come guardare i ballottaggi, come decidere tra un giocatore piuttosto che un altro. Oggi andremo a guardare un'altra cosa che mi chiedete sempre in live: ma questo giocatore lo rischio? Lo so, parliamo soprattutto di giocatori che vengono da un lungo infortunio oppure giocatori che vengono da un periodo di forma non strepitoso, che sono finiti in panchina. Ma di che parliamo soprattutto? Parliamo soprattutto di loro due, che saranno ormai le domande che farete in live, credo nel 60-70% dei casi. Ma lo rischio Dybala, ma lo rischio Zaniolo? Beh, andremo a vedere come districare la matassa. Ma prima di iniziare vi ricordo di scaricare l'app di OneFootball dal link qui sotto in descrizione, app che parla di calcio a 360 gradi con tante chicche, tante curiosità, le formazioni, le informazioni personalizzabile al 100%, come potete inserire tra i preferiti tutti quanti i giocatori che vi pare, e così andate a vedere se quel giocatore è possibile schierarlo oppure no secondo le statistiche, che sono molto importanti per andare poi ad accaparrarvi la vostra Fantalega. OneFootball, scaricabile dal link qui sotto in descrizione, in modo molto carino di supportare questo canale. Come un modo molto carino di supportare questo canale, quello di iscrivervi, porca miseria, e poi iscrivervi a vari social. Perché? Perché su Instagram postiamo sempre le anticipazioni ai video e poi ritorneremo su Twitch facendo la live del prepartita sabato alle 11.30, mentre venerdì sera faremo doppia live, questa settimana la faremo su YouTube. E i cantaconsigli li faremo invece mercoledì, perché? Perché sì, perché avete più tempo così per studiare la formazione, poi saranno due live, quindi non rompete le palle che poi giovedì lavoro e non c'ho tempo di fare il video. Iniziamo. Allora, eccoci qua. Quando rischiare? Allora, innanzitutto, ragazzi, guardate le alternative che avete in squadra. Ovviamente ho una rosa di, prendiamo gli attaccanti, alla fine poi il rischio lo sappiamo, soprattutto per quanto riguarda gli attaccanti. La vostra rosa di attaccanti. Tra questi attaccanti, no? Attaccanti, c'era 6N in mezzo. Per schierare ad esempio Dybala, dovreste panchinare un nome magari meno appetibile, ma che in questa giornata ha una partita abbastanza agevole. Mettiamo il caso che Dybala torni domenica, e che ne so, dovreste panchinare Majoral, che non segna da un po', e c'è Roma Sassuolo. Conviene panchinare Majoral, che è vero che non viene da un periodo di forma strepitoso, per mettere un giocatore che non gioca da N mesi? Boh, io solitamente no, non lo faccio. Preferisco schierare i giocatori che magari hanno delle partite leggermente più agevoli rispetto al solito, per aspettare poi che il nostro campione di turno ritorni in forma al 100%. Lo sapete, durante le live vedete come di solito risolvo questi dubbi. Dico, aspetto che questo giocatore mi fornisca una prestazione convincente prima di cominciare a schierarlo titolare. Ed in questo caso, se l'alternativa ha una partita abbastanza agevole, preferisco l'alternativa piuttosto che il rischio. Secondo punto, la titolarità. Allora, il nostro giocatore che dobbiamo rischiare parte titolare questa giornata? Se parte titolare, secondo me è un quid in più per andarlo a schierare. Perché? Perché probabilmente un giocatore che parte titolare ha fornito in allenamento una prestazione convincente all'allenatore, che l'ha convinto a schierarlo al primo minuto, quindi probabilmente, presumibilmente, all'80-90% di forma. Come diceva Gigi Maifredi, lo sappiamo, nessun allenatore è autolesionista, per cui nessun allenatore andrebbe a schierare un giocatore che non è pronto per giocare una partita, magari per fare gli ultimi 20 minuti, se è in forma magari al 30-40%, per farlo ritornare in forma. Se questo giocatore parte titolare, secondo me un pochino più di possibilità di schierare il nostro rischio ce l'abbiamo. Terzo punto, ovviamente la regola del 72. La regola del 72, sappiamo, non sbaglia mai. In questo caso, come nel caso di ballottaggio, andiamo a vedere se l'alternativa al giocatore che volete rischiare in questo mese ha vissuto un periodo di forma abbastanza buono. Cioè, diciamo, se un difensore sopra il 6,5, un centrocampista sopra il 7, un attaccante sopra il 7,5 di fantamedia. Anche se poi magari è una partita molto importante, molto impegnativa, se magari è un attaccante che nell'ultimo mese ha fornito una media di 7,5 di fantamedia, secondo me, ragazzi, è da schierare quello piuttosto che il nostro rischio. Ed andiamo a concludere con l'ultimo punto, e qua, ragazzi, andiamo ad aprire una piccola parentesi. Perché? Perché se quelli prima erano abbastanza ovvi, questo invece crea di solito molte perplessità, perché dipende molto dai fanta allenatori, dipende molto dai fanta youtuber, sinceramente. Guardare chi sono gli altri compagni di reparto che schierate.
Cioè, io solitamente, ragazzi, lo sapete, tendo a compensare i rischi. Perché? Perché per me è importante arrivare a 72. Se io arrivo a 72 ho fatto il mio. Poi se faccio di più, ben venga. Se faccio di meno ho sbagliato qualcosa. Perché in tutte le nostre formazioni una squadra di 11 giocatori per arrivare a 72 ce l'abbiamo tutti. E se faccio due gol, poi se ne prendo tre, posso appellarmi alla sfortuna. Se invece ne faccio uno e ne prendo due, mi rode un pochino. Oppure ne faccio uno e ne prendo uno, mi rode anche di più. Capite? Per cui vediamo un attaccante, prendiamo Dybala. Ok, facciamo l'esempio con Dybala. Allora, gli altri due attaccanti che schierate insieme a Dybala, che schierereste insieme a Dybala, i vostri due titolari, non hanno una giornata semplice. Ad esempio, io oltre a Dybala ho Immobile e Majoral. C'è il derby. La giornata ovviamente non è semplice. Cosa faccio? Schiero Dybala oppure magari un giocatore che devo panchinare, che ne so, un Vlahovic? Sinceramente io non schiero Dybala. Perché? Perché già non so se con quei due giocatori riesco a prendere il bonus per arrivare a 72, vado anche a schierare un rischio o no, questo rischio non me lo prendo. Invece se ho i due compagni di attacco del mio rischio, hanno partite abbastanza agevoli, per cui sono in grado presumibilmente di garantirmi entrambi un più 3, in quel caso io il rischio me lo vado a prendere, perché posso compensare anche un 5 con magari i gol degli altri due attaccanti che vado a schierare. Perché? Perché l'importante per me è arrivare a 72, con 72 comunque sia male che va pareggio, e quindi per me è sempre un'ottima scelta questa. Bene ragazzi, si conclude qui questa miniserie per quanto riguarda i trucchi per queste ultime giornate, che poi sono applicabili, diciamo, in tutto l'anno. Ci vediamo appunto mercoledì, cioè domani, con i cartaconsigli presumibilmente il pomeriggio, e poi venerdì sera e sabato, prima del prepartita, due live, una su YouTube, una su Twitch. Nel frattempo un saluto dal secondo divano più famoso del web, se hai capito la battuta, sei uno zozzone.